Cominciamo con la farina e sono 720 g di farina zero, 200 ml di vino bianco, ma meglio sarebbe rosso, 16 g di lievito per dolci, un pizzico di sale, 200 ml di olio d'oliva, 180 g di zucchero semolato e considerate un'altra cinquantina di grammi per guarnire. Non occorre altro. Andiamo al procedimento. Aggiungiamo la farina. Andiamo ad aggiungere il lievito, una bustina, un pizzico di sale, così. Andiamo a pesare 180 g di zucchero. Aggiungiamo lo zucchero. Ecco. A questo punto rimangono i liquidi. Quindi i 200 ml di vino bianco, quindi poco meno di questo, la quantità di un bicchiere di plastica. Ho esagerato, un bicchiere pieno d'olio d'oliva. A questo punto abbiamo tutto, non resta che impastare. Se vedete l'impasto un po' troppo morbido, aggiungete un po' di farina finché non otterrete un bel impasto omogeneo. Continuate ad impastare. Eccolo, l'impasto direi che è pronto, bello morbido. Andiamo a preparare il forno. Accendiamo il forno, lo mettiamo statico a bello 180 gradi. Mentre che l'impasto riposa un attimo, noi andiamo a mettere i fogli di carta da forno nel piatto da forno. Uno. Così. E poi in un piatto andiamo a preparare un po' di zucchero, circa 50 grammi, insomma, vedete voi un attimo. A questo punto non resta che fare le nostre ciambelline. Prendiamo un pizzico di farina, proprio un pizzico, lo mettiamo nel nostro piano. Prendiamo una striscetta di impasto, eccola, e andiamo a fare il nostro rotolino, come i gnocchi, uguale, la misura scegliete da voi, piccola, grande, media, più o meno con questa quantità vengono 40 biscotti, in media, poi dipende dalle vostre misure. Taglio così, lo chiudo a ciambellina e lo cospargo di zucchero così, eccolo qua, eccolo, e lo vado a posizionare, lo posizioniamo qua. Continuiamo ancora. Chiudo. Ora,
miei non sono belli, perfetti, sono proprio casalinghe. E cospargo di zucchero, così. E continuo per tutto l'impasto. Amici, ci siamo, eccoli qua i nostri biscotti, ciambelline, chiamateli come le volete, sono pronti. Vedete l'irregolarità? A me piacciono così perché si vede la manualità. A questo punto andiamo a infornare a 180 forno statico per 15 minuti.